Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e questa notte sono stati presentati ufficialmente i Ryzen 7000 su architettura Zen 4, nuovo socket AM5 e un sacco di innovazioni molto interessanti che credo dovremmo analizzare un pochettino tutti quanti assieme. Prima di lanciarci nel vivo del video vi ricordo un mi piace, magari iscrizione, campanella, in descrizione c'è poi il link al canale Telegram delle offerte che dovreste seguire perché quando usciranno questi processori sicuramente sarà difficile trovarli dato l'enorme hype che AMD ha messo al pubblico, che Lisa su veramente, ciao Lisa, ciao sono io, sono G, e quindi nulla, dovreste semplicemente andare su Telegram e iscrivervi al canale delle offerte. I processori saranno disponibili all'acquisto dal 27 settembre, attenzione, si diceva prima dal 15, però per aggiornamenti del BIOS non è stato possibile, appunto perché è una nuova architettura che supporta solamente memorie DDR5 con nuovo socket, è tutto nuovo, nuove schede madri, e quindi è normale che ci siano, diciamo, degli intralci anche in fase di pre-release. Ma adesso andiamo a vedere un pochettino nel dettaglio cosa è stato detto alla conferenza, perché ne dobbiamo parlare seriamente. La conferenza si è aperta con Lisa che diceva: noi con i Ryzen puntiamo ad avere la migliore piattaforma per il gaming, la piattaforma più completa per i creator, leadership per quanto riguarda il design dei core, e vogliamo una piattaforma enthusiast per la next gen. E credetemi, io ieri sera ero sulla sedia che facevo come abbiamo detto, i nuovi processori Ryzen 7000 saranno basati su architettura Zen 4 a 5 nanometri, saranno posti su un socket AM5 LGA 1718, avranno il supporto al PCI Express 5.0 e alle memorie RAM DDR5. Come successe per i Ryzen 5000, ci si aspettava un determinato goal di performance, ma i Ryzen 7000, secondo i calcoli comunque degli ingegneri AMD, dovevano arrivare a un punto e invece hanno detto: ma sai che c'è, possiamo dare ancora di più. Infatti si è raggiunto un 13% in performance in più per quanto riguarda le IPC, si è raggiunto un clock massimo per quanto riguarda il top di gamma di 5.7 GHz in boost clock, attenzione, e un guadagno totale del 29% per quanto riguarda le performance in single core. Poi sono state mostrate un pochettino di performance del 7950X, 16 core, 32 thread, che è il successore del 5950X, un processore che già al 95% delle persone non serve, ma il 7950X promette di essere un uplift in performance rispetto al precedente 16 core di praticamente, diciamo, una media del 20%, 20-25%, se teniamo in considerazione gaming, rendering, creation in generale, e quindi sembra essere davvero un ottimo processore con un TDP di 170 watt. Che, attenzione, non è il consumo effettivo del processore in watt, ma è l'output termico. 170 watt, ad ogni modo, non è tantissimo per quanto riguarda un processore a 16 core 32 thread. Potremmo dire che siamo praticamente nel giusto, non è né tanto, né troppo, né poco, siamo praticamente nel giusto. A quel punto uno direbbe: sì, grazie, è normale che quello della serie dopo debba essere più veloce di quello della serie prima, ovvio. Il discorso però si è infuocato quando praticamente sono stati mostrati dei risultati del 7950X contro il 12900K, il processore perfetto secondo Intel. Il 7950X lo batte un pochettino dappertutto, nei giochi, in qualche gioco potrebbe risultare in un pareggio, però fondamentalmente siamo di fronte a un'espressione di potenza bruta e ottimizzazione del multicore davvero spaventosa, secondo me. Ma se voi acquistate un processore a 16 core e 32 thread per giocare in 1080p a Fortnite, avete qualche serio problema, secondo me. Per cui è stato mostrato un benchmark di timelapse V-Ray Render, che è un rendering fondamentalmente, e il 7950X è il 62% più veloce del 12900K. Attenzione però, questo è un benchmark che fa della forza bruta del processore diciamo il suo bread and butter, potremmo dire, perché già il 5950X mostrava ottime performance contro il 12900K in questo specifico task, e ovviamente con un processore migliore è normale che il gap sia così grande.
Ad ogni modo, la cosa interessante sulla quale dovremmo concentrarci e credo sia la cosa più importante per quanto riguarda questi Ryzen 7000, e cioè che il top di gamma al momento di AMD riesce ad essere più efficiente del 47% rispetto al top di gamma di Intel, quindi il 12900K. Non so precisamente il KS perché non è stato mostrato il KS, e ha di picco un 62% in più di performance. Ora, il 62% in più di performance è qualcosa di molto allettante, però attenzione, questi sono benchmark guidati, non è il benchmark, non sono benchmark assoluti. Se AMD sa di essere molto più forte di Intel in uno specifico task, vi metterà quello nelle conferenze di stampa. Invece il 47% in più di efficienza è qualcosa di molto molto importante. Anche molto semplice da raggiungere, contando che il 12900K comunque consuma un bel po' se tirato ai suoi limiti massimi. Io l'ho detto sin dall'inizio, la serie 7000 a 5 nanometri avrebbe consumato poco per le prestazioni che avrebbe poi dato sul mercato e dato a noi consumatori. E quindi questo è il suo vero punto di forza. Lasciate stare le performance che sono fantastiche, perché fondamentalmente dopo anni che Ryzen si è ripresentato, il processo produttivo è migliorato, quindi si riesce a spremere ogni core davvero alla massima potenza. E quindi tutto questo unito praticamente a un'ottimizzazione veramente ottima permette al 7950X di essere un processore che mi fa gola personalmente. Attenzione però, questo è sempre ciò che ci dice AMD, dobbiamo vedere poi le review ufficiali. E magari se potessi farla pure io, se qualcuno è così gentile da mandarmi una scheda madre della memoria, un 7900, anche un 7950X, io sono qui che accetto con estremo piacere. Grazie. C'è stata presentata poi la lineup completa, 7950X, 16 core, 32 thread, con 80 MB di cache e 170 W di TDP, 7900X, 12 core, 24 thread, con 76 MB di cache e 170 W di TDP, 7700X, 8 core, 16 thread, 40 MB di cache e 105 W di TDP, e il 7600X, 6 core, 12 thread, 38 MB di cache e 105 W di TDP. Non vediamo un 7800X. Personalmente io credo che il 7800X diventerà 7800X 3D e sarà messo in un secondo momento sul mercato. Spero di sbagliarmi, perché in effetti poi chi avrà comprato un 7700X si sentirà preso per i fondelli, ma ad ogni modo di questi quattro processori che sono stati mostrati, il 7600X a livello di binning e a livello di performance grezze dovrebbe essere il peggiore. E comunque riesce a stare dietro al 12900K per quanto riguarda le performance in gioco. L'ho detto fino allo sfinimento ormai, 6 core 12 thread non è un processore da lavoro, ma al giorno d'oggi, nel 2022, è un processore perfetto per giocare. I giochi ottimizzati proprio male male male, cioè Cyberpunk o il nuovo Crysis Remastered, utilizzano al massimo 10 thread. Quindi 6 core 12 thread è il numero perfetto per giocare. 8 core comincia ad essere un processore per content creation entry level, 12 core e 16 core ovviamente sono dei processori per content creation. E vedere che il 7600X praticamente è più veloce del 12900K in single core, questo su Cinebench 5.4, attenzione, è una bella soddisfazione in effetti, perché poi, come vediamo dal grafico, il 7700X va un pochettino meglio, 7900 va un pochettino meglio, il 7950X è il migliore dei quattro processori presentati. Ma non perché sia il processore indicato per il gaming, è perché, essendo un 16 core, il processo produttivo è migliore rispetto a tutti gli altri e quindi si è in grado di riuscire a spremere ogni minimo frame da questo appunto pezzo di silicio. Io vedo comunque il 7700X come il best buy, perché sappiamo che dei Ryzen 5000 il più ricercato e il più venduto fino ad oggi è stato il 5800X, quindi ci potrebbe essere qualche sorpresa molto molto interessante. Secondo sempre ciò che ci è stato mostrato da AMD, il 7600X è più veloce del 12900K nei giochi a risoluzione 1080p, più o meno di un average del 5%. Ci sono giochi dove è più veloce del 2%, dell'11%, a volte anche del meno 3%, a volte c'è un pareggio, a volte
7% in più. Ad ogni modo, sembra un processore dannatamente figo per il gaming. Davvero, davvero figo. La cosa più interessante poi è stato vedere come Zen 4 sia più potente di Zen 3 a una frequenza fissa della CPU. A 4 GHz, come possiamo vedere a schermo, c'è effettivamente un uplift in performance tra le due architetture decisamente interessante. È stato mostrato poi come le X670 Extreme e le X670 Lisce saranno presentate a settembre, saranno disponibili da settembre, suppongo in concomitanza con l'uscita dei Ryzen 7000, quindi il 27 settembre, e a ottobre usciranno le B650 Extreme e le B650 Lisce. Ma la cosa ancora più figa è questa. Supporto per le DDR5 migliore di quello di Intel, dice AMD, ma soprattutto un supporto al nuovo socket AM5, ripeto, LGA1718, in grado di dare 230 watt fino e oltre al 2025. Significa praticamente che se voi oggi acquistate una scheda madre top di gamma e un processore top di gamma da parte di AMD, quindi diciamo un 7950X e una scheda madre top di gamma di MSI, Asus, forse anche VGA si butterà a sto giro, voi potete portarvi questa architettura fino al 2025 e magari quando il processore comincerà a perdere qualche performance o non farà i task nel tempo che a voi è più comodo, potete swapparlo e prendere l'ultimo uscito, sempre compatibile col socket AM5. Questa è davvero una gran figata. Soprattutto perché non dovete neanche cambiare dissipatore, perché i Ryzen 7000 sono pienamente compatibili con i dissipatori che erano appunto compatibili con Ryzen 5000, 3000, 2000 e Ryzen 1000. Io vi lascio il link della presentazione completa in descrizione così che possiate spulciarla per bene se non l'aveste vista. Se volete conoscere la mia opinione sincera, chiara, diretta, Zen 4 avrà lo stesso impatto che ha avuto la prima architettura Zen sul mercato. Stiamo parlando di processori che sono estremamente efficienti, processori che con l'andare del tempo andranno migliorando anche a livello software. Ovviamente all'inizio ci sarà qualche problemino per quanto riguarda BIOS, compatibilità, è ovvio questo, perché c'è un remake completo di tutta l'architettura. Sono sorpreso più che altro del prezzo, perché se i processori fossero costati un po' di meno, perché 699 per il 7950X non è tanto, è un prezzo giusto, perché è l'unico processore al momento 16 core 32 thread che c'è sul mercato, ma un 7950X a $549, mettilo a 499, ti faccio vedere come effettivamente la gente si butta per comprarlo. Un 7700X a $399, anche lì avrei tolto una trentina di dollari, e un 7600X a $299, se fosse stato messo a $249, beh. Alla luce di ciò che abbiamo visto ieri sera e che vi ho illustrato oggi, converrà comprare Ryzen 7000? Questa è una bella domanda. Se possedete un Ryzen 3000 o un Ryzen 5000, no, ve lo sconsiglio decisamente, perché l'unico improvement, sebbene grande, che vedrete è nell'IPC, quindi in gaming, conviene davvero spendere tanti tanti soldi per un processore nuovo, scheda madre nuova e nuova RAM? Io non credo, sinceramente parlando. Se invece venite da un Ryzen 2000, allora sì, potrei un attimo capirlo questo upgrade. Lasciando stare i grandi improvement appunto in single core e in multicore, il massimo della serie 2000 era il 2700X, quindi un 8 core 16 thread, qui potete arrivare fino a 16 core 32 thread, quindi è qualcosa di molto molto interessante da questo punto di vista. Voi della casa blu, dovete fare il passaggio alla serie Ryzen 7000 se avete un Intel di 12esima generazione? Assolutamente no, non diciamo cavolate. 11esima generazione potrebbe venirvi la scimmia, perché in effetti avete un massimo di 8 core 16 thread. Serie 10, se avete il massimo, quindi il 10900K 10 core 20 thread, non credo che vedrete un improvement così grande per quanto riguarda il single core. Per il multicore, beh, in effetti qualcosina in più lo vedrete. Ad ogni modo, io aspetterei comunque un paio di mesi per vedere per bene come si evolverà la situazione iniziale per quanto riguarda BIOS, compatibilità delle RAM, problemi sui processori, perché lo sappiamo, qualche problemino uscirà sempre. E io vi ricordo comunque di rimanere sintonizzati sul canale, perché quando usciranno questi aggiornamenti, io sarò qui a portarveli, quindi ne parleremo insieme, ne discuteremo insieme. AMD ha fatto di nuovo i botti, veramente ha fatto
ha cacciato i fuochi d'artificio, ci ha fatto vedere tante cose belle. Non ci resta che aspettare il 12 settembre per vedere le review dei Ryzen 7000. Le vedremo in live su YouTube? Probabilmente le vedremo in live su YouTube tutti quanti assieme. Per cui vi ringrazio di aver guardato il video. Vi ricordo, mi piace, iscrizione, campanella, link al canale Telegram in descrizione, canale delle offerte, e ci vediamo a un prossimo video. Sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Ah, grazie Elisa Su. Ciao!